In un mondo in cui la digitalizzazione è sempre più importante, la globalizzazione, e come fanno le fiere che offrono invece un qualche cosa di concreto a crescere e diventare competitive sul mercato mondiale? Our goal in the exhibition business is to put people together in one place. Per noi l'attività fieristica significa principalmente far convergere insieme persone diverse e che possano incontrarsi fisicamente, uno di fronte all'altro. Questo è fondamentale per la nostra attività. Con la digitalizzazione i contatti si moltiplicano non solo fisicamente durante gli eventi fieristici, ma prima e dopo. Ed è qui che noi dobbiamo creare piattaforme per creare dei pacchetti completi e agevolare questi scambi che continuano prima e dopo gli eventi. Sono le soluzioni che dobbiamo portare e che rappresentano le nuove sfide. To invest and to look for solutions adapted to the human being. E le più grandi fiere europee sono riunite in EMECA, che ormai si riunisce da 25 anni. Come riuscite a passarvi delle strategie di marketing, a lavorare insieme? The exhibition market, la nostra strategia principale è basata sul pragmatismo, perché è un settore industriale, un mercato molto pragmatico. Noi siamo lo specchio delle attività industriali. Se l'industria automobilistica funziona, anche gli eventi fieristici avranno successo, così come per il mercato dei giocattoli. Se il mercato tira, altrettanto di successo saranno gli eventi turistici. All'inizio si parlava di eventi e fiere a livello cittadino, poi si è passati a eventi nazionali e anche adesso continentali in Europa oppure mondiali. Ci sono alcuni eventi che sono diventati globali e anche se per la nostra organizzazione gran parte dell'attività dei nostri soci e membri è a livello continentale, ci stiamo aprendo anche al mondo. L'interrogativo che dobbiamo affrontare adesso è chi fa cosa e dove accadrà. Quindi ci sono attività di collaborazione e di scambio sia tra i membri nazionali e poi anche in Europa. Ma noi la funzione di EMECA si basa sulla collaborazione e anche sullo scambio delle pratiche migliori, le best practices. Non dimentichiamo che noi rappresentiamo un settore industriale, quindi la comunicazione, l'aiuto ai soci, ma non la condivisione totale del business.